siamo all'interno di un ceduo di castagno invecchiato, all'interno della zona interessata dal progetto Invuderm. Siamo in particolare all'interno di un piccolo dissesto idrogeologico dovuto al ribaltamento delle cippaie di castagno. Siamo in prossimità del ciglio di questa piccola frana. Si può vedere sulla sommità del ciglio delle altre cippaie di castagno che nella futura evoluzione sono destinate a crollare. Con il loro crollo queste piante genereranno un aumento del dissesto idrogeologico, la superficie del dissesto crescerà, si arretrerà con materiale di terra che viene movimentato e accrescerà il trasporto solido dei torrenti, così come anche il materiale legnoso che verrà, si spezzerà e arriverà verso valle nei torrenti. Col progetto Invuderm stiamo cercando di limitare questa cosa, cioè intervenendo su le parti di bosco invecchiate, per lo più di castagno, prima che queste portino al ribaltamento delle cippaie con una genesi o un incremento del dissesto idrogeologico. Questo tronco caduto in acqua e attualmente sospeso sulla sponda opposta rappresenta la prima fase della dinamica di accumulo della necromassa in alveo. A monte, nelle ondate di piena, si accumuleranno elementi della necromassa che dal versante scivolano verso l'impluvio e anche elementi detritici. La dinamica di ribaltamento di singole piante o di intere ceppaie dalle sponde verso l'impluvio porta con sé anche una dinamica di movimentazione dei massi e delle pietre che si trovavano inglobate nell'apparato radicale di queste piante. Quindi l'accumulo in alveo è non solo un accumulo di necromassa, ma anche di detriti provenienti dal versante. Questo accumulo di legname è composto in prevalenza da tronchi di castagno. Questi tronchi di castagno perché arrivano in alveo? Arrivano in alveo per una dinamica di crollo delle ceppaie del ceduo invecchiato di castagno. Le formazioni a ceduo di castagno sono formazioni che sono fortemente influenzate dalla gestione secolare dell'uomo ed una volta abbandonate, inevitabilmente, per mortalità delle ceppaie, subiscono questa dinamica di crollo. La dinamica di crollo è legata alla creazione di una situazione di squilibrio tra l'apparato aereo della ceppaia e l'apparato radicale, che viene amplificato sui terreni superficiali e sulle elevate pendenze. Il crollo quindi movimenta i tronchi lungo il pendio sino a quando questi non si accumulano nell'alveo, creando questo effetto diga. Su questo versante notiamo la classica dinamica di crollo con effetto domino. La prima ceppaia di valle crolla e crea una stazione di stabilità per le ceppaie a monte che a loro volta crollano. Questo crea in genere delle situazioni di dissesto localizzato, quindi di movimentazione anche di suolo e di tronchi che iniziano a scendere verso l'alveo, andando a formare gli accumuli che abbiamo visto fino adesso.
Immaginate cosa può essere la dinamica in un fenomeno di piena di questo accumulo legnoso. L'ondata di piena porterebbe a valle questo accumulo legnoso, causando dei danni a edifici, strade e ponti molto maggiori rispetto a quello che sarebbero i danni della sola acqua. La gestione sostenibile dei cedri di castagno, proposta anche all'interno del progetto Invuderm, diviene quindi fondamentale anche ai fini del dissesto idrogeologico. Una gestione forestale sostenibile dei cedri, infatti, può consentire di assolvere a molteplici funzioni. Quella di difesa idrogeologica, come abbiamo visto sino adesso, ma sicuramente anche quella di produzione di assortimenti legnosi di qualità, di paesaggio, ma anche di tutela della biodiversità.